Ciao a tutti amici e benvenuti in Alien Isolation. Io sono Matreus, qui con me c'è Amon Rouge. Ho indicato giusto e continuiamo subito. Regole: alzate il volume, meglio se con un paio di cuffie, spegnete tutte le luci. Continuiamo. E andate il cesso prima. Detto questo, sì. Continuiamo. Allora, eravamo su questa maledetta... raggiungi la Sigston Communication. Secondo Axel, che l'hanno... l'alien la... la Sigston Communication si trova nella torre Sistek. Trova un modo per arrivarci. Ok, noi siamo nella navetta che in teoria dovrebbe arrivare qua adesso a aprire. Sì. Che però sta traballando già. E ciò non mi piace. E avevamo l'alien alle spalle, in teoria. Sì. Che però non abbiamo visto. Stazione al servizio della Sixo Communication Technologies, dei servizi di supporto tecnico e della Gemini Exoplanet Solutions. Piacere. Ok, allora. Portello bloccato. Tra l'altro tutti gli altri portelli che abbiamo lasciato dietro, secondo me prima o poi ci dovremmo tornare. Dici, c'erano due cose. Sì, ma questo serve per nascondersi. E l'altra lì. Serve per nascondersi. No, questa qua è la chiama l'altra navetta. Quante navette ci sono? Penso ci serva. Lì di fianco. Aspetta, fammi fare un giro tranquillo. Tranquillo. Questa qua è l'altra navetta. Qua non ci frega niente. Qua possiamo salire. Qua possiamo salvare la partita. Direi di salvarla subito, giusto così per... Perfetto. E poi qua possiamo salire anche qua. Qua ci possiamo nascondere. Ma se te premi tasto possiamo sinistro, chiamare la navetta. Qua se premi tasto navetta sinistro, attacca. Ripristina. Oh, prima andava. Prima andava. E possiamo salire qua, quindi. Lì di fianco c'era qualcosa. Qua c'è un... accedi al ricablaggio. Usa il ricablaggio per attivare o disattivare i sistemi nell'area intorno a te. I sistemi condividono energia limitata, ecco perché quando abbiamo schiacciato là non andava più di là. Disattiva quelli che non ti servono per poterne attivare altri. Studia la mappa a destra della schermata con il mouse per controllare la posizione dei sistemi locali. Accedi a nuove aree, crea diversivi e fai dei tentativi con i sistemi di Sevastopol per raggiungere il tuo obiettivo. Ci ho capito una mazza. Cambia sala tab. Perché probabilmente c'è solo questa. Seleziona i tasti, sistema instabile, sistema altoparlante, attivo o disattiva i. Così attivo l'altoparlante. Qua spegniamo qua e attiviamo questo. Ha detto di guardare lì. Penso il sistema altoparlante sarà quello che lampeggia. Ma non ho capito cosa serve. Il sistema instabile sarà quello lì che lampeggia. Che però c'è un punto. Ah, guarda, guarda, guarda cosa succede. Io schiaccio qua, questo lampeggia. E quello rimane fisso. Schiaccio qua. E lampeggia. Prova a lasciare questo. Era lì in mezzo. In mezzo a questa cosa qua. Ma chi? A meno che serve. Ma chi era in mezzo? Cosa stai dicendo? Il punto che si illuminava. Ma non è vero. Sì. Aspetta, fammi vedere come vede la mappa qua. E già qua c'è troppo casino, questi sistemi brutali. Ma no, guarda lì. In mezzo al coso. Vabbè, ma sarà la... sarà il... Vabbè, coso io però che ho fa... lasciato sistema instabile. Non so cosa serva. Adesso che proviamo. Che fa funzionare tutte e due le navette, può essere? Secondo me no. Qua c'è una navetta. L'altra. Sì, è vero. Fa funzionare tutte e due. Sì. O forse... prova... No, questa... no, no, no. In teoria questa... Sì, sì, no. Sì, vai dentro, funziona, è accesa. Credo. Vabbè, comunque... iniziamo a salire di qua, direi. Così è giusto per... Tower Link.
lì c'è un... Mai chiuso. Codice d'accesso richiesto. Torcia al plasma necessaria. Ma qua serve solo torcia al plasma. Ok, allora qua non c'è più una biega. Qua ci sono degli armadietti, questo si apre. Qua ci si può nascondere, sì. E questa è l'altra salita. Aggiorna la mappa. Ci aggiornerà la mappa qua. Sì. Allora, navetta, torre... Ah, ok, vedi, navetta della torre degli alloggi Solomon, navetta diretta alla sala macchine. Non dobbiamo prendere nessuno. No, iniziamo... Eh no, secondo me sì, invece. Adesso no, dobbiamo trovare la tower lì. Ma magari no. Vai con quelle torrette lì, Qua ci sono tanti passaggi. Abbiamo... Portello bloccato. Questo scommetto che esce di là. Guarda, tiro a indovinare, mappa. Tiro a indovinare, sì. Però lo facciamo. Questo servirà quando devi scappare, secondo me. Però c'è una scala, davanti a te, dietro. No, sono delle sbarre. No, c'è una scala. Una scala dietro. Ok, servirà quando devi scappare, presumo. Credo, cioè una zona di nascondiglio sostanzialmente. Vediamo gli prende. Oh. Siamo arrivati. Chi è stato? Che vuole? Venite qui! C'è qualcuno! Che c'è qualcuno? Oh, scappa! Cosa qua ci spara? Sali! Lì c'è un condotto. Sì, lo so, ho capito, Matreus, ma non è che ci possiamo. Allora lì lampeggia. Lampeggia esattamente di qua, quindi è qua l'ascensore. No, penso sia proprio sotto. La porta sotto che era bloccata. Ok, qua abbiamo zona di salvataggio, no? Cablaggio, ricablaggio. Tutto. Sì, ma muoviti! Ok, allora, purificazione aerea, sistema instabile. No, dobbiamo mettere... Allora, dobbiamo disattivare questo qua. E attivare questo qua. No, questo qua è l'aria, purificazione aria. Ci ho mai capito un cavolo. Si capisce una minchia. Questa è attivata. Ma è già attivata. Era già prima così. Beh, adesso iniziamo a dare una ispezionata qua. Tanto male non fa, credo. Io non lo so cos'è. Portarlo bloccato. Qua iniziamo ad andare in vaste zone. Che cioè troppi pannelli, troppe. Casino. Vediamo qua. Questo è uguale a quello di prima, perfetto. No? Sì. Non è uguale. No? C'erano cose diverse. Uguale. Vedi? Ma ha messo in punti diversi, ma è la stessa roba. Sistema instabile, purificazione. Che casino. Che casino! Che casino. Questa è andata di qua, eh? Mi sembra di sì. Oh, ma è aperto giù. No, è chiuso. Ah, rosso. Ripristina corrente. Allora, ok, qua chiudiamo il cerchio, credo. Qua una volta c'era il pavimento bagnato, adesso non più. Va che a mo scivoli ti fai male. Però di lì c'era un condotto. Qua c'è il condotto. Però aspetta, allora facciamo dei tentativi, visto che ci diceva fai dei tentativi. Facciamo dei tentativi. Tipo, se io qua disabilito questo. Anzi. E faccio sistema altoparlante. Il sistema altoparlante credo che faccia casino. Però non attiva le porte qua. Infatti. Forse non è il bene attivare il sistema altoparlante, credo. Però qua era sistema instabile.
Sì, prova ad attivare tutte e due la purificazione d'aria. Questo mi sa che riattivi i condotti però, eh. Ma c'era la foschia. Eh sì, perché hai riattivato i condotti. Oppure li spegni così. No, secondo me adesso... Qua si è disattivato tutto. Attivo, purificazione vuol dire che è attivo. E lo disattivo. Però qua diventa tutto... Ah, forse questo ti serve per non essere rintracciato. Può essere, però questo non ci siamo ancora attenti. Qua no. Usa? Cosa usa? Ah, per risalire. Dici? Qua c'è questo. Prendi tutto. R. E qua è chiuso. È la solita torcia al plasma che ce ne serve 850.000. Munizioni del revolver. Oh, lo trovo sul tavolo. Guardiamo anche per terra, perché l'altra volta abbiamo perso 200 anni per capire sta roba. Ok, allora. Sì, allora, questa qua attiva... C'è una zona dove non siamo andati, eh? Sì, abbiamo usato anche le navette. No, non siamo andati di qua. Giù di qua. Allora proviamo ad andare giù di qua. Qua c'è un'altra... Mica che palle ste aree! Mamma mia, che Zixa. Palle! È tutto attivato sul sistema instabile. Ah, la ventola che parte. Ah. Qua è rosso. Qua è bloccato. Qua è bloccato. E qua non si può fare nulla. Però non, non abbiamo cercato giù, eh. No, infatti sto andando giù apposta. Un sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. Aspetta, ho capito, ma cosa serve? Devo solo trovare una nuova cellula dati. Trova una cellula dati per riparare il sintonizzatore. Quindi la missione è raggiungi la segreta, trova una cellula dati. Eccola, deve essere probabilmente lì. Può essere. Oh. Vi stava tra le scorte come noi. Vuoi veramente rischiartela così? Ok. Proviamola e facciamola fuori. No. Ah, così proprio. Cosa? Di qua. Era il piano di sotto. Sì, ho capito. Ricerca, prendi. Via. Prendi tutto. Va bene, esci. Porca trota. Ho capito. Sì, tranquillo. Va in giro. Aia. Ma cos'è ammazzato, tra l'altro? Ma di qua, sì, sì. I condotti. Mo' capito cosa serve per deviare quelli lì. Ok, allora. Una cosa. Kit medico. Kit medico devi prendere. No, guarda, basta. Si è aperto, eh! Così ce l'hai già. Tieni premuto R. Sono lì. Capito, non ci si può muovere. Però noi possiamo utilizzare la chiave inglese. Il piede di fuoco. Secondo me no. Prova a cliccare TS. Tasto sinistro. Ma non lo faccio, in mano un'altra cosa. Vabbè. Non lo fa, ma tre use. Quando sei davanti a uno, prova. Cavolo, non abbiamo salvato.
sentite? Avete visto anche voi del No? Poi non siamo mai andati. Sì, è dove ci sono le navette. Ah, ok. E lì c'è il salvataggio, salva, salva, salva. Perché devo salvare ogni 4 secondi in sto gioco? Perché fa bene. Comunque, secondo me nella zona lì c'era qualcosa lì. Credo. Non so, abbiamo la minimale. Trova una cellula. Fai qua c'è un più... punto. Che cacchio vuol dire punto qua? Punto di interesse, quindi qualcosa oppure c'è. Oppure trova una cellula dati per riparare. Ma che questo non credo che sia. Boh. Ma chi lo capisce sto. No! Vieni là e io salgo di qua. Ma vaffangiro, oh, ma ho sbagliato strada, calmi. Calmi! No. Ma perché ce l'hanno con me? C'è un alien! Ma prendetela con l'alien, no? No! Credo di aver visto qualcosa. No, che cagapalle che è questa qua. Il fatto che devi tener premuto per... Mamma mia, è scomodi... Non è scomodi più. Non ho mai desiderato tanto una sigaretta. Sempre aprigli la porta in faccia, tipo così, bam. Dormi, dormi, bel bambino. Ma secondo me questo ci sta facendo insegnare le meccaniche di Alien. Perché dopo, al posto di loro, ci avremo l'Alien. Al posto di questi due besughi, avremo l'Alien. Sono andati ormai. Oh, shh, vedi, sale di là, è salito di là. La vostra sicurezza è prioritaria, riportare subito... Sì, ma vattene pure te. Oppure usciamo piano piano e la colpiamo. Ma non la puoi colpire, secondo sì, me. Sì, come con Axel. Secondo me no. Abbassati. Secondo me no. Al massimo moriamo, però secondo me no. Che cazzo era? Ah, è vero, c'è ragione, Matreus. Stavolta avevi ragione. La pistola! Avevi ragione, Matreus, ha ragione. Arre! Veloce. È limite raggiunto, fa niente, lascialo lì. Ho capito, esci. L'arma! La pistola non la fa prendere. Però uno l'abbiamo segato. Bravo, Matreus, hai fatto bene, hai detto una roba buona. Allora, sai cosa ti dico, Matreus? Che salviamo di nuovo la partita. Che no, prima di salvare facciamo un kit medico che non ho ancora capito come cavolo si fa. Ah, devi schiacciare 111, ok, forse ho capito adesso come si fa. Ma è un bordello sto gioco. Allora, schiacciamo qua. Risalviamo. Ma chi sono? Bravo, bravo Matreus, bravo Matreus. È perché se no ti diceva premi tasto sinistro per accedere. Si poteva, sì, per però attivare. Però poteva scriverlo. Cioè, sì, vabbè, però amici. Però potremmo usare la stessa tecnica. Secondo me io mi curerei, eh. Perché sei uscito? Ho schiacciato la Q, non la T. Vabbè, lascia. Cioè, questo l'unica entrata che c'è, si mette davanti. Secondo me non c'è, possiamo uscire e curarci. Invece c'è! E ci ha visti! No. Come in Outlast, ci avrà visti di sicuro. 99% che ci ha visti. Non ho trovato ancora niente. Sono ancora due. Non siamo soli. Sta salendo. Ci abbiamo spaventati, te lo dico io. Sono ancora due. Però non c'è più la donna. Forse... Vabbè. Gli altri passeggeri, non lasciare i rifiuti.
Cioè, ma questo qua che è lì? Uno che continua a aprire e chiudere i comodini. Tu, tu. Penso, o è l'alien o è quella che cerchiamo. Però, nel dubbio, dato che c'è il 50% che sia l'alien... Cioè, ma dammi un sensore di movimento, dammi qualcosa. Io cosa ne so se c'è ancora. Dietro. La vostra sicurezza è prioritaria. Riportare subito. Ehi. Eventuali lamentele di trasporto, compilare l'apposito modulo. Guarda. Io salverei e poi per l'ennesima volta. E poi andrei a cercarlo e gli tirerei tante mazzate, perché sì, tanto anche... è l'ultimo. Sì, ho capito. Bisogna anche... Non abbiamo... Allora, prima di tu... Prima di tutto, Matreus. Kit medico. Facciamone un altro per sicuro... Non è per... Non è per sfiducia, eh. Ne abbiamo quattro! Guarda, non ho mai capito come cavolo si fa passare da uno all'altro, però... E poi sposti e lasci. È un casino. Ah, una bella dopata. È quella che ci vuole. Stavolta... Stavolta non c'è. Aspetta a dire che non c'è. Amico? Vabbè, se lo troviamo gli diamo tante di quelle mazzate. L'ho visto. Dov'è? È sopra là. Eccolo lì. Si è messo in stato di allerta. Si è messo tipo posizione mi devo concentrare per far la cacca. Sta scendendo. No, 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 ti nascondi là. Là, di fianco alle scale. E lo pigli di sorpresa. Qua proprio da... Da ninja. Ma se mi vederai mi spara addosso siamo morti, però. Tanto abbiamo salvato. Non dov'è scusa. Matreus? Dov'è? Ho visto la pistola! Cucù! Io non ho visto la pistola. Si è tirato sulla zip. Adesso ci pisce in faccia. Da sopra! Eccolo! 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 Sì! Ciao ciao! Cucù! È lui! Cucù, è Sma! Bel bambino! È lui! Cucù! Cipollino dorato! Cucù! Vai, qua c'è la Treus, se m'ammazza! Tanto abbiamo salvato! Cucù! C'è un altro là sopra! Sì, l'ho visto! Sì, quanti sono? No! Comunque va che mi sembra che lì dentro. Sì, sì, va bene. Nasconditi! Arr. Via, vai via da qua. Mannaggia lui. Lì dentro, vai dentro. Lì di fianco c'è un... Quello, quello. Ma no, questo è il coso. Ascoltami bene, devi andartene ora. Prendere Claire e detonatore a casa. Dobbiamo trovare un posto sicuro finché la Sixon non manda una nave. Ho visto il tipo giù nell'atrio. Non ricordo come si chiama, quello che ha un odore strano con il cappello da baseball. Aveva qualcosa nel cappotto, forse un'arma. Ha fatto finta di non vedermi. Non parlare con nessuno, non dire dove stai andando. Ti raggiungo appena posso. Ma abbiamo preso qualcosa, no? No. Fermo che c'è un altro. Ma non è qua. Secondo me sì. Ma non è che è qua, in questa zona qua. Eh sì. Penso... Cos'è sto catarbone qua? Il quadrato qua? Oggetto attrezzo arma. Penso cioè... sia il coso, eh. O il detonatore o... dietro secondo me era il coso di
da riprodurre. Sì, può essere. Vabbè, ha raccolto anche un badge. Correre. Vedi? È lì il tizio, guardalo. Già visti pure. Sì, ma ha sparato e se n'è andato. Sono rimbambito. Ma te lo sei rimbambito questo qua. Sì, comunque non mi è chiaro dove andare. Te lo dico. Cioè dobbiamo trovare quel coso lì. Ma non so se dobbiamo trovarlo qua. Forse un'idea, eh. Guarda. Se va di qua, può essere che sia su la zona. Perché di fianco lì, la porta di fianco a te è rossa lì. Perciò sopra. Aiuto, è sopra. Cucù. Facciamo ancora cucù? Sì, sì, tattica di prima. Ma però ne abbiamo segati tre adesso. Questo è il quarto, quanti ce ne saranno? 8. Poi tra l'altro stiamo segando gente che ci potrebbe aiutare. Però vabbè, insomma. Va. Siamo alien. No, loro non sono alien. No, io noi siamo alien. La nostra tipo è un alien. Non riesce a spararci. Secondo me sono finiti. Qua non c'era niente di che. Spero lo sia. A me quell'altro non sembrava. Vedi che questo qua. Prova. Ripristina corrente. Dove? Il coso lì. Metti il sistema instabile. Sbagliato tasto. Attivi il sistema instabile. Non va un cavolo. Prova ad attivare anche gli altri. Ma prima erano tutti attivi il sistema instabile. Ma non abbiamo controllato. Noi siamo andati lì e abbiamo attivato il coso vocale. E dopo ce ne siamo andati. Proviamo. Però c'è una stanza anche dietro di qua. Sì, beh. Prima era rosso, ma dai. Ma vaffangiro la porta. Guarda che bello. Bellissimo. Che bordello di nave. Questa è un bordello sta nave. Ma i pezzi che galleggiano. Galleggia perché sei nello spazio. Ma va? Non sapevo. Ma avevo capito, Matreus. Questo non è lo spazio. Questo è qualcuno che si muove nei condotti. Bella. E sai cosa ti dico, Matreus? Che per questa puntata è tutto. Amici, vi voglio ricordare come sempre di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, ovviamente di commentare. Da Amorugia, da Matreus. Ciao, e al prossimo futuro video. Ciao a tutti. Ciao, sono Amorugia, che ti ricorda di iscriverti al canale se già non lo sei, cliccando sul quadrato di fianco alla freccia rossa. Ma dove stai guardando? Sì, proprio lì, di fianco alla freccia rossa, nel quadrato di YouTube. Bravissimo, esattamente lì. Perfetto, ricordati di mettere anche un bel mi piace se ti è piaciuto il video e ovviamente di commentarlo, mi raccomando. Puoi anche condividere questo video tramite Facebook oppure tramite Twitter. Ciao e al prossimo video, ciao!